Matteo 5. Vedendo le folle, Gesù salì sulla montagna e, messosi a sedere, gli si avvicinarono i suoi discepoli. Prendendo allora la parola, li ammaestrava dicendo: Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati gli afflitti, perché saranno consolati. Beati i miti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così infatti hanno perseguitato i profeti prima di voi. Voi siete il sale della terra, ma se il sale perdesse il sapore, con che cosa lo si potrà rendere salato? A null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dagli uomini. Voi siete la luce del mondo. Non può restare nascosta una città collocata sopra un monte, né si accende una lucerna per metterla sotto il moggio, ma sopra il lucerniere, perché faccia luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al vostro Padre che è nei cieli. Non pensate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti. Non son venuto per abolire, ma per dare compimento. In verità vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà neppure un iota o un segno della legge, senza che tutto sia compiuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di questi precetti, anche minimi, e insegnerà agli uomini a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà agli uomini, sarà considerato grande nel regno dei cieli. Poiché io vi dico, se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Avete inteso che fu detto agli antichi: non uccidere. Chi avrà ucciso sarà sottoposto a giudizio. Ma io vi dico, chiunque si adira con il proprio fratello sarà sottoposto a giudizio. Chi poi dice al fratello stupido sarà sottoposto al sinedrio. E chi gli dice pazzo sarà sottoposto al fuoco della Geenna. Se dunque presenti la tua offerta sull'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te, lascia il tuo dono davanti all'altare e va prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna ad offrire il tuo dono. Mettiti presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei per via con lui, perché l'avversario non ti consegni al giudice e il giudice alla guardia e tu venga gettato in prigione. In verità ti dico, non uscirai di là finché tu non abbia pagato fino all'ultimo spicciolo. Avete inteso che fu detto non commettere adulterio, ma io vi dico, chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Se il tuo occhio destro ti è occasione di scandalo, taglialo e gettalo via da te. Conviene che uno perisca dei tuoi membri piuttosto che tutto il tuo corpo vada a finire nella Geenna. Fu pure detto, chi ripudia la propria moglie, le dia l'atto di ripudio. Ma io vi dico, chiunque ripudia sua moglie, eccetto il caso di concubinato,
la espone all'adulterio e chiunque sposa una ripudiata commette adulterio. Avete anche inteso che fu detto agli antichi non spergiurare, ma adempi con il Signore i tuoi giuramenti. Ma io vi dico, non giurate affatto, né per il cielo, perché è il trono di Dio, né per la terra, perché è lo sgabello per i suoi piedi, né per Gerusalemme, perché è la città del gran re. Non giurare neppure per la tua testa, perché non hai il potere di rendere bianco o nero un solo capello. Sia invece il vostro parlare sì, sì, no, no. Il più è del maligno. Avete inteso che fu detto occhio per occhio e dente per dente, ma io vi dico di non opporvi al malvagio. Anzi, se uno ti percuote la guancia destra, tu porgigli anche l'altra, e a chi ti vuol chiamare in giudizio per toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà a fare un miglio, tu fanne con lui due. Da a chi ti domanda e a chi desidera da te un prestito, e a chi desidera da te un prestito, non volgere le spalle. Avete inteso che fu detto, amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico, ma io vi dico, amate i vostri nemici e pregate per i vostri persecutori, perché siate figli del Padre vostro celeste, che fa sorgere il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale merito ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Siate voi dunque perfetti, come è perfetto il Padre vostro celeste. Ecco, qui abbiamo per intero il centro della aspirazione di Gesù per la sua fede. È un atteggiamento che non è in violazione, come lui stesso dice, della legge. Non sarà cambiato neanche un iota della legge, ma sarà portato a compimento. E quest'opera di portare a compimento ancora è lungi da essere attuata. Infatti possiamo analizzare uno a uno tutti quanti i suoi avanzamenti nella comprensione della legge, per vedere a che condizione siamo oggi. Intanto cominciamo con il famoso brano delle Beatitudini. Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Gesù parlava di poveri di spirito, ossia di poveri di se stessi, di persone che non ponevano se stessi al di sopra degli altri, anzi, umilmente, avevano scarsa considerazione del proprio ruolo. Bene, oggi possiamo dire che l'atteggiamento nella fede cristiana è che esistono i sette doni dello Spirito Santo che possono rendere una persona ricca di se stesso, per questi doni che si crede possano essere conferiti alla persona, tanto che la persona, lo spirito della persona, avendo questi doni,
non sia più povero di spirito, ma sia ricco di Spirito Santo. Questo atteggiamento, senza che la Chiesa si renda conto, porta la fede in Gesù Cristo nella fede in quel giovane ricco di valori che un giorno si recò da Gesù perché voleva essere perfetto. Era un uomo ricco di valori perché faceva tutto quanto la fede imponeva e era uno dei pochi illuminati che, proprio in virtù di questa sapienza dello Spirito, poi operava. Desiderava però la perfezione e chiese a Gesù come fare per essere perfetto. E Gesù gli diede questo consiglio: torna a casa tua, vendi tutto quello che hai, donalo ai poveri, poi vieni da me e seguimi. Quel giovane ricco se ne andò via mortificato e certamente pensando in cuor suo: oh Dio, a chi mi sono rivolto io? A un pazzo. Sono il solo che in un modo così fedele opera a favore di Dio. Avrei voluto dire, sentire dire, opera in questo modo preciso, in modo da far sì che tu non sia l'unico a farlo. Per essere perfetto devi coinvolgere molti altri come te, in modo da non dare più una risposta unica. E invece cosa mi ha chiesto? Togliti di mezzo anche tu. Ma se mi tolgo di mezzo anche io, chi fa poi il volere di Dio? Ecco, la presunzione di uno spirito così pieno della consapevolezza dei doni, posseduti quasi come una cosa propria, che arriva a credere che tutto dipenda veramente dalla nostra capacità e non dal volere di Dio. Tanto che se io, che sono l'unico e il solo che lo faccio, mi tolgo di mezzo, e allora Dio come fa? Povero Dio, rimane senza più altri mezzi perché non trova chi lo aiuti. Ecco la presunzione soggettiva di chi è veramente convinto di essere ricco dei doni dello Spirito Santo. Invece, la povertà di spirito a cui Gesù si riferiva era proprio quella povertà che, messa a confronto con la povertà che Gesù indicava, immediatamente la rigetta, perché è così piena di sé che crede che Dio non ha strumenti e non ha mezzi se quello spirito così illuminato si toglie di mezzo. Ecco, oggi la fede ha idealizzato il giovane ricco, pieno di questi valori. Quel giovane ricco che giudicò pazzo Gesù, ma senza rendersi conto, la fede oggi che arriva a puntare sull'elevazione personale, tanto che ciascuno assuma come sua veste interiore quella ricchezza spirituale dei doni dello Spirito Santo, è proprio l'antitesi di quello che Gesù indicava come ottimale, quando diceva: siate poveri di spirito. Beati i poveri di spirito, perché di essi è il regno dei cieli. E poi diceva: beati gli afflitti, perché saranno consolati. Gli afflitti che saranno consolati sono beati e appena odono e credono questa parola sono immediatamente consolati dalla loro fede. Invece, nell'attesa che oggi l'uomo ha,
di una consolazione qui, su questa terra, ottenuta attraverso la modifica degli eventi, questa attesa è condizionata dagli eventi in questa vita e non è assolutamente detto che questa consolazione qui sia disegnata nel destino che la Divina Provvidenza ha riservato a ciascuno. Quindi rimandare la beatitudine sulla terra al soddisfacimento di questa esigenza, per cui un afflitto sia consolato, può rimandare per esempio a una madre addolorata, afflitta al massimo per aver assistito come la Madonna alla morte di suo figlio, e poi arrivare così, afflitta, fino alla sua morte, senza questa consolazione attesa sulla terra. La consolazione a cui Gesù si riferiva era quella fondamentale che viene dopo la vita, ma immediatamente chi avrebbe avuto fede nella parola di Gesù e da afflitto avesse creduto che la sua condizione era beata, immediatamente sarebbe stato beato perché si sarebbe convinto della verità delle cose dette da Gesù. Invece, rimandare tutto ciò alla soddisfazione di questo bisogno non rende immediatamente attuabile quella beatitudine di Gesù, perché rimane condizionata non alla fede nella parola di Gesù, ma alla eliminazione della causa dell'afflizione qui sulla terra. Poi Gesù diceva: beati i miti, perché erediteranno la terra. Questo non è un grande valore sovvertito oggi, però fino a un certo punto, perché quando la mitezza arriva oggi al limite del patire da mite i soprusi, anche nell'atteggiamento della fede di oggi, c'è la convinzione che chi è troppo mite non è beato perché subisce poi tutti gli affronti da parte degli altri. E ancora una volta la parola di Gesù non basta. Chi invece immediatamente gli crede e crede che, essendo mite di fronte a un violento, si è veramente in una condizione di beatitudine, questi è già nella condizione di beatitudine senza alcuna necessità che alla sua mitezza corrisponda poi il giusto guadagno qui sulla terra. Poi diceva Gesù: beati quelli che hanno fame e sete della giustizia. Perché? Perché sono trattati senza giustizia. Quelli che sono trattati senza giustizia e hanno sete di giustizia per sé o per gli altri sono beati. Non hanno bisogno che questa giustizia sia veramente attuata qui sulla terra. Hanno già la condizione di beatitudine dichiarata, ma ancora una volta c'è la convinzione che questo gesto di beatitudine entra in atto solo quando la giustizia è realmente ripristinata. Tanto che fino a quel punto chi è maltrattato ed è non è beato. E quindi, ancora una volta, la parola di Gesù non è presa per buona immediatamente. No, è condizionata alla verifica, all'atto pratico di quel poi che diceva Gesù, con l'errore poi di volerlo vedere qui negli eventi di questa terra, mentre invece Gesù rimandava tutto sempre al regno dei cieli. E poi, beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Anche questa
non è una condizione che vediamo qui sulla terra. Chi, udendo la parola di Gesù, si convince che qui sulla terra, tra la nascita e la morte, il misericordioso troverà misericordia e condiziona la sua fede al trovare effettivamente misericordia, vanifica quella dichiarazione di Gesù: sentiti già beato, perché la troverai misericordia, la troverai certamente nel regno dei cieli. Ma ancora una volta, una fede in Gesù che è creduta, rivolta a questo mondo, è condizionata purtroppo agli eventi in questo mondo, e in questo mondo assolutamente precaria è la sorte, la buona sorte nella vita, perché anzi ogni vita arriva al suo momento fatale e finale di una crisi addirittura mortale. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Anche questa condizione del vedere Dio è fortemente in crisi oggi, perché Dio non lo si vuole vedere già immediatamente nell'atteggiamento della purezza del cuore. Lo si vorrebbe vedere in quello a cui porta questa purezza del cuore, tanto che le situazioni intorno migliorino e chi è puro di cuore è un beato, perché vede che la vita realmente davanti gli si modifica proprio per quella beatitudine che Gesù gli indicava. Ma ancora una volta, chi è puro di cuore immediatamente vede Dio, lo vede nella purezza che ha nel cuore, in quell'atteggiamento ideale di una tale purezza interiore, che quella è una evidente immagine della divinità presente in ciascuno di noi. Diceva poi Gesù: beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Qui questa cosa evidentemente non è messa in crisi oggi. Certamente gli operatori di pace godono già ora di questo giudizio, sono già chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per causa della giustizia. E questo è una condizione che assolutamente oggi non è creduta beata, perché chi è perseguitato dalla giustizia è ritenuto un povero sfortunato e non un beato, fino a quando questa persecuzione non finisce. Ancora una volta, coloro che hanno fede in Gesù e, essendo perseguitati, si arrivano a credere beati, lo sono già, pur seguitando ad essere perseguitati, anzi, proprio in questo loro essere vittime. Gesù, insomma, fa collimare la condizione di beatitudine a un atteggiamento puro e semplice del soggetto, in un modo assolutamente incondizionato dagli eventi. E invece, in un mondo in cui tutto è voluto vedere in relazione alla fortuna o alla sfortuna, alla beatitudine o no, al successo in questo mondo, immediatamente, prima di poter sentirsi beati o no, si attendono gli eventi tali o no da indurre questo sentimento di beatitudine. Ma la condizione di Gesù è proprio originaria: è beato chi al momento è sufficiente in se stesso, nella sua beatitudine. Basta che creda alla comunicazione di Gesù. Beati voi quando vi insulteranno,
vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. E questo atteggiamento, ancora una volta, non è creduto tale, perché suscita le più ampie proteste quando questo atteggiamento oggi arriva fino al limite estremo di una morte di chi, essendo cristiano in paesi stranieri, è una vittima di questo atteggiamento e che suscita le più ampie proteste da parte del Papa, di tutta la Chiesa, che si lamenta contro quello che succede nel mondo. Invece Gesù, vedete, non ha detto una parola né contro i persecutori, né contro i violenti, né contro coloro che mancavano nella giustizia. Gesù ha fatto un discorso a tu per tu con l'anima soggettiva, rendendola assolutamente indipendente dall'esito nella vita. E se l'esito era tutt'altro che giudicabile, lieto, felice, ossia da beatitudine, ciò era proprio la condizione sine qua non di una vera e propria beatitudine. Quindi quando l'uomo oggi considera la sua beatitudine nell'evento, felice o no, e non nella sua condizione iniziale di atteggiamento nei confronti di un evento apparentemente e momentaneamente non certo giudicabile da beatitudine, chi assume questo atteggiamento, invece, Gesù dice, è già beato, proprio perché si trova in questa condizione di vittima. Vedete, c'è un atteggiamento, io dico, proprio antitetico. E il cristiano oggi, che dovrebbe essere fondato sull'affermazione di beatitudine personale indicata da Gesù, assolutamente non dipendere dall'esito della vita, invece finisce per intendersi in un modo tutt'altro che questo, che è semplicemente il risultato di una reale condizione di beatitudine, perché gli altri non ti perseguitano, non ti rendono assetato di giustizia e non ti fanno tutte quelle condizioni di azione volta a toglierti la tua libertà e il tuo benessere. Quindi oggi questa parte del Vangelo di Gesù è tutt'altro che ritenuta valida da chi insegna la fede, perché si è sempre proiettati, per intendersi beati o no, alla realizzazione di tutto il bene, perché fino a quando tutto il bene non si è raggiunto, non si è beati. Dice Gesù: voi siete il sale della terra, ma se il sale perdesse il sapore, con che cosa lo si potrà rendere salato? A null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dagli uomini. Voi siete la luce, una luce brilla se e porta in condizione questo atteggiamento pulito, iniziale, che deve avere la persona per illuminare il resto. Perché se la persona risplende solo se è illuminata dal resto, è in una condizione subalterna, mentre invece basta il sentimento iniziale di un animo puro, di un animo beato perché non ha bisogno di un successo o no. Se
esiste, e solo se esiste questa condizione, allora il cristiano diventa il sale della terra, perché può illuminare gli altri, proprio in tutto quello che è avvertito come valore, perché gli è tolto. E allora agirà nel senso di togliere le ingiustizie, di togliere tutto ciò che c'è di non beato, ma come una condizione che viene dopo. Per prima cosa bisogna assumere questo atteggiamento di beatitudine che diventa poi la luce. E arriviamo alla condizione dell'atteggiamento da avere nei confronti della legge. Qui Gesù interviene proprio punto per punto, rendendo più approfondita la richiesta divina sullo spirito soggettivo, e comincia a fare tutta una serie di casi, dopo di aver detto che nessuno modificherà mai le scritture, nemmeno una iota sarà cambiata, però tutto sarà portato a compimento, ossia verranno aggiunte tutte quelle novità che si aggiungano alla legge per compirla, per portarla a un livello di soddisfacimento maggiore. E comincia, riprendiamo una per una tutte quelle condizioni che Gesù ha posto. Vediamo il primo. Avete inteso che fu detto agli antichi: non uccidere. Chi avrà ucciso sarà sottoposto a giudizio. Ma io vi dico: chiunque si adira con il suo fratello sarà sottoposto a giudizio. E quindi l'atteggiamento di una delle 10 regole del Decalogo, non uccidere, è ampliato e si riferisce anche all'uccidere che non è una vera e propria morte, ma è una aggressione contro il fratello, volta ad uccidere qualcosa di lui. E accade tutte le volte che c'è una condizione di ira contro il proprio fratello, cui corrisponde il desiderio di far del male. E qui è importante questo: l'atteggiamento da avere qui tra i fratelli è la condizione iniziale per essere, diciamo così, a posto davanti a Dio. Per cui dice Gesù che se si è adirati col fratello, o c'è un fratello che ce l'ha con te, quindi esistono condizioni di turbativa nei rapporti tra i fratelli, e tu stai portando un'offerta all'altare, prima di portarla, mettiti in pace con tuo fratello. La cosa più importante è la condizione di una purezza davanti all'offerta fatta a Dio. E quindi la prima cosa necessaria, quando poi ci si comunicherà oggi come cristiani, è di avere quella condizione di pulizia interiore che viene dopo una confessione in attesa della comunione con il Signore. Avete inteso che fu detto agli antichi: non commettere adulterio. L'adulterio, dice Gesù, è compiuto già solo con il desiderio, e quindi non è proprio una condizione così secca legata ai gesti. Tutto viene prima nel livello del desiderio della mente, e quindi c'è un riportare i gesti
nella sfera delle intenzioni. E in quest'opera Gesù comincia quello che poi completerò io, quando, approfondendo la dinamica delle cose, arriverò a riconoscere che tutto è fatto da Dio. Infatti Gesù lo ha detto proprio in questo brano del Vangelo di Matteo, che non riuscirai a cambiarti il colore di un capello, cioè la potenza e la capacità dell'uomo in effetti non esiste. Però questo argomento della conduzione di tutta la realtà da Dio attraverso il suo disegno è una verità, una di quelle che, non cambiando un iota solo della legge, dimostra come i comandamenti dati da Dio sono tutti rispettati, perché Dio è Dio. Il primo comandamento stesso rivela che io sono il Signore Dio tuo, non avrai altro Dio fuori che me. E poiché è un Dio creatore, immediatamente non ci saranno altri creatori della realtà al di là di Dio. E tutti gli altri andranno veramente presi come una incapacità umana a essere diversi dal disegno di Dio. E quando sarà detto non uccidere, questo a cui si riferisce Gesù, e sarà un non ucciderai, perché nel disegno di Dio c'è che il tuo personaggio uccida o no, ma non sarai mai tu ad uccidere, non ucciderai, se non in quell'atteggiamento che Gesù sta precisando, quando dice che il tuo peccato vero sta nel desiderio. Già lì comincia il tuo peccato e già lì rimane poi in tutto, perché tu ucciderai o no se il Signore Dio, unico creatore, ha creato una storia che poi ha assegnato a te, in cui tu sei un assassino o no. Ma il desiderio, che è parte dello spirito nei confronti di questo desiderio, è proprio quell'atteggiamento libero dalla persona che non c'entra con i gesti che sono indicati e conferiti al personaggio. Andiamo avanti. Se il tuo occhio destro ti è occasione di scandalo, cavalo e gettalo via. È meglio che tu arrivi nell'aldilà senza un occhio, che anche qui l'atteggiamento di Gesù è chiaro. Quando indica cavatelo, indica devi volere, piuttosto che compiere un male, togliere la causa del male. Ma è sempre una cosa legata alla volontà soggettiva. Cavatelo, qui Gesù dice te lo devi volere cavare, e non suggerisce una cosa cattiva, perché Gesù sa benissimo che il soggetto se lo caverà o no solo se sta nel disegno di Dio. E quindi Gesù non sta inducendo una persona veramente a cavarsi l'occhio, perché sa benissimo che nessuno potrà fare qualcosa che non sia stata voluta da Dio per primo, quando ha disegnato tutte le vicende umane. E se una persona doveva essere disegnata vogliosa di cavarsi un occhio in relazione proprio a questo suggerimento di Gesù e se lo cava, non se lo è cavato lei,
era stato prima Dio che aveva proprio previsto l'adempimento di questo caso descritto da Gesù. Ma anche in questo caso Dio lo avrebbe fatto e l'uomo avrebbe solo assistito alla traduzione in atto del suo desiderio, della sua volontà. Ecco, anche tutte le altre sono da vedersi tutte in relazione a questa fondamentale considerazione che solo oggi io introduco. Perché il Vangelo e tutta l'opera di Gesù è fatta per introdurre nel disegno fatto da Dio e quindi all'interno del mondo creato la ragione divina. È chiaro che la ragione divina, in un mondo in cui tutti i personaggi sembrano capaci di tradurre in atto le loro volontà, deve essere una ragione che orienta a volere e a fare, perché questo è quello che deve sembrare in questo mondo, che l'uomo, quando vuole, può volere e potere. Questo è uno dei proverbi che esistono in questo nostro mondo. E sembra che all'uomo mancherebbe addirittura libertà se volendo non potesse. Ma questa è l'aggiunta che faccio solo io, perché in presenza dei 10 comandamenti, ossia della legge, in cui la legge è fatta da Dio, bisogna assolutamente credere che non è una legge che lascia il tempo che trova, è una legge fatta ed eseguita per filo e per segno da tutti, altrimenti non è una vera legge divina. La vera legge divina è eseguita, ma è eseguita nei gesti. Dio lascia libera l'anima, lascia libertà di giudizio, perché è quello veramente il dono che fu strappato da Adamo ed Eva nel paradiso terrestre, quello messo in relazione al giudizio su quanto è bene e quanto è male dopo di aver mangiato la famosa mela. Il giudizio personale, questo è il dono fatto a Adamo ed Eva, non quello di fare il mondo. Però, ripeto, Dio si è fatto come noi e noi siamo in questo momento in cui stiamo descrivendo l'inizio della predicazione di Gesù, questa predicazione è discesa nel mondo reale per essere la luce che deve illuminare i personaggi apparentemente liberi, perché apparentemente vogliano agire e farlo alla luce di una fondamentale beatitudine interiore posta a principio di tutto, perché poi illumini il resto e non sia posta sotto un moggio, ma in cima a illuminare. Tutte le indicazioni che ci sono e che sono dette qui sono riferite proprio a questo lievito che Gesù deve operare all'interno del mondo, essendo la luce del mondo. Però bisognerà sapere che a questa condizione di un Dio che scende nel disegno, deve conseguire, deve venire poi un momento superiore in cui Dio Padre entra nel disegno e lo porta tutto al suo livello creativo, dimostrando tutto il modo con cui esso è strutturato. Un modo, vedete, che è già descritto nella Sacra Bibbia. Perché nel momento in cui si fonda il popolo di Dio, al popolo di Dio succede
emblematicamente ciò che succede a tutta l'umanità, perché Dio ha individuato il popolo degli ebrei, fondato schiavo in terra d'Egitto, attraverso i 12 figli di Giacobbe, in un modo esemplare, descrivendo l'intero svolgersi dell'esperienza umana. Una vita in due tempi, il primo da prigionieri, il secondo da prigionieri liberati. Il terzo momento, quello dell'arrivo nella terra promessa, è al di là della vita, perché nessuno di quelli che vivevano in Egitto e poi vissero nel deserto entrerà nel paradiso. Al paradiso si accede solo come la sintesi della tesi di una vita finale dominata interamente da Dio e l'antitesi di un Dio che libera da questa schiavitù nella terra d'Egitto attraverso l'eliminazione graduale di tutto ciò che nel limite era stato dato in terra d'Egitto, ossia le due fasi di una prima vita interamente nel rispetto di ciò che il faraone ti consente e una seconda dopo il passaggio del Mar Rosso che indica la morte di ciascuno, che consiste in un'esperienza esattamente speculare e rovesciata, in cui, come nella prima parte, il faraone consentiva la libertà attraverso una schiavitù di leggi, nella seconda parte l'uomo vive solo grazie alle opere di Dio. Quando dubiterà e vorrà tornare in terra d'Egitto perché ammassa videro e criticarono Dio pur avendo viste tutte le sue opere, avevano visto benissimo come nel deserto vivevano e sopravvivevano solo per l'aiuto di Dio. Però, nonostante esso, preferivano una vita svolta nel possesso a quella svolta nella mancanza di tutto. La seconda vita, in negativo, vede venir meno, poco alla volta, tutte le conquiste fatte prima, apparentemente, con i gesti della vita. La vita nel deserto indica proprio una vita vissuta in negativo. Per cui al popolo di Dio, a tutti gli uomini, è chiaramente scritto sulla Bibbia, fin da prima che Gesù arrivi, come sarà la vita di ogni uomo, che fa parte ogni uomo del popolo di Dio. Una prima vita in questo mondo, in cui esiste il dominio assoluto da parte di Dio, che ha disegnato interamente ogni personaggio e poi è entrato personalmente in ogni personaggio, Dio, assumendo la croce del personaggio. Ma questo intervento di Dio nel personaggio che assume la croce del personaggio è un evento che riguarda ciascuno di noi. E ora qui, a questo livello della Bibbia, Dio lo mostra in modo esemplare attraverso il Figlio di Dio che entra sulla terra per essere l'anima, per essere l'aiuto, per essere la luce che deve orientare ogni uomo finché è in terra d'Egitto, affinché mentre soffre per questa schiavitù non si senta vittima di questa schiavitù. Infatti Gesù comincia dicendo beato, 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 e ciascuno di questi beati lo è proprio per qualcosa che gli è tolto.
la condizione del popolo di Dio, schiavo in terra d'Egitto, è una condizione beata se la si capisce proprio in relazione alla fase successiva. Ma quando l'uomo sarà nella fase successiva, nel deserto, arriverà a rimpiangere la vita che vedeva prima. Perché, vedete, noi siamo abituati a capire il successo umano se rinunciamo alla potenza in virtù dell'atto. Vi faccio un esempio terra terra. Io oggi e altri 99 come me posso sposare 100 donne. Ho una grande potenzialità. Tutte possono essere mie spose. E tutti e 100 noi abbiamo tutti e 100 questa potenzialità. Ciascuno ce l'ha. Crediamo di aumentare in potenza se mettiamo in atto la potenza e ne sposiamo una, rinunciando a sposarne 99. Ebbene, quando il potenziale si è messo tutto in atto, abbiamo 100 persone, anzi 200 tra uomini e donne, che prima avevano in potenziale una grande possibilità, che l'hanno attuata impoverendosi, perché assumendo uno come scelta hanno rinunciato a 99. La linea dell'aumento del potenziale è proprio quella al contrario. Se sei nella condizione in cui ci sono 100 matrimoni, regredisci a prima dei matrimoni. Allora avrai 100 uomini e 100 donne che hanno il potenziale di sposare 100 uomini e 100 altre donne. E è aumentato il potenziale. Allo stesso modo è la condizione di potenziale elettrico che esiste in una dinamo. Finché la dinamo è carica, ha tutto il suo potenziale. Appena comincia a metterlo in atto, perché si accende una lampadina, il potenziale si scarica, diminuisce. E dopo un certo numero di lampadine non c'è più potenza dentro la dinamo, si è tutta messa in atto. La potenza si è degradata nell'atto, non c'è più. Per invece esaltare la potenza bisogna rinunciare all'atto, bisogna far ritornare il tutto nella condizione di prima, praticamente rinunciare all'atto di accendere tutte le lampadine e dentro la dinamo ritorna tutto il potenziale. In questo modo la vita aumenta il suo potenziale passando dalla rinuncia dei gesti della vita alla esistenza di tutto in potenza. E quando tutto il mondo in atto oggi, dai secoli dei secoli, sarà rientrato tutto ad esistere tutto in potenza, ha ottenuto il massimo, perché ogni cosa reale che esiste ora ha acquistato, ritornando a esistere in potenza, l'onnipotenza di poter essere ogni cosa e non solo quella piccola cosa ennesima che si è oggi. Quindi mentre Dio ti dice svestiti del tuo abito reale, rinuncia in virtù di un abito ideale che ci sarà dopo, e se tu sei capace fin da ora sei beato, per cui rinunci alla tua sete di vendetta, rinunci al tuo voler ottenere il tuo successo solo a determinate conseguenze, se tu ti poni già in partenza come chi è sufficiente a se stesso nella sua condizione di indifferenza dal resto, tu sei beato perché hai acquistato
una tale potenza in te da non avere bisogno di null'altro che sia messo in atto per essere beato. Ecco il senso profondo delle cose che diceva Gesù quando rimandava la beatitudine a un atteggiamento di profonda fede interiore. È alla base vera della beatitudine, perché veramente, avendo rinunciato a tutto l'atto che ti possa dare beatitudine, tu sei già in una condizione fondamentalmente beata in partenza. Hai raggiunto quella indifferenza, che non è una cosa priva di desideri, no, è una vera condizione di beatitudine, perché a questo punto hai tutto in potenza, in una potenza tale che vedrai, supererà l'attuale tuo limite, e per questo sei beato, non perché il tutto si risolve solo nella tua condizione di un beato iniziale. No, arriverà il momento in cui tutto ciò che ora ti manca lo avrai. Ecco, io direi che di fronte alla condizione espressa qui da San Matteo nel capitolo 5, possiamo fare un giudizio di questo tipo. Quando Gesù dice: voi siete il sale della terra, e se questo sale perdesse sapore è meglio buttarlo via, riflettete se questo sapore esiste ancora oggi, perché questo sapore oggi è andato perduto. Io l'ho detto, oggi è idealizzato il giovane ricco, ricco di valori, perfetto, ricco in se stesso, l'ideale di un uomo che, illuminato da Dio, poi opera. Oggi si vede nell'uomo che opera la mano di Dio. Invece Gesù diceva: togliti di mezzo. La Chiesa non dice togliti di mezzo, dice proprio quello che sperava il giovane ricco che Gesù gli dicesse: fanne altre 100 come te, fanne altre 1000, fai in modo che siano tutti come te. E invece Gesù diceva: togliti di mezzo. Ecco, giudicate voi se l'atteggiamento attuale della fede cristiana sia o no fedele ai dettami di Cristo mentre comincia, oppure abbia bisogno di quello che io sto dicendo in questo momento. Dovete recuperare quel significato del sale che diceva Gesù. Se vi danno uno schiaffo sulla parte destra della guancia, ossia un manrovescio, il modo più per, non uno schiaffo, perché uno schiaffo fatto con la destra finisce sulla parte sinistra della faccia, ma colpire la parte destra la si colpisce se c'è un manrovescio. Il manrovescio è dato proprio per umiliare anche. Voi offrite l'altra parte. Ecco l'atteggiamento di Gesù. È giusto. Ma è creduto giusto oggi? No, è creduto giusto bloccare chi fa così. Se il giudizio ti toglie l'abito e tu dici, protesti, perché no, è giusto che io abbia quello che mi è stato tolto. E Gesù invece dice: lascia anche il mantello. Gesù lo dice: se voi fate così, che amate solo chi vi ama, cosa fate di speciale? Lo fanno tutti. E allora io sto dicendo a tutti quei cattolici cristiani che si mettono insieme e gioiscono perché ci sono i Papa Boys che vanno, fanno festa: se voi limitate
il vostro atteggiamento solo a essere lì, buoni tra i buoni, e rifuggite di andare tra i lupi a essere divorati, ossia tra gli altri che la pensano diversamente tra di voi, e rimanete solo lì a crogiolarvi nella vostra fede, dimenticandovi quel lavoro che dovreste fare nei confronti di chi non ha fede, cercando le vie, perché chi non ha il dono della fede, con che cosa volete condurlo alla fede? Con la fede che gli manca? Con la vostra fede che per loro non significa nulla? Dovete cercare la ragione nelle parole apparentemente assurde di Gesù. Dovete cercare la ragione della beatitudine che diceva lui. Perché avesse ragione che ora, immediatamente ora, chi è in una condizione anche di essere vittima è un beato. Fino a quando non riuscite a dire che Gesù ha ragione prima che superi questa deficienza, voi non siete veramente fedeli in quello che diceva Gesù. Vi illudete di credere in quello che diceva Gesù, ma avete perso interamente quel sapore del sale e siete fautori non di quello che diceva il Cristo, ma dei valori opposti. Siete degli anticristo che si fanno gloria di essere seguaci di Cristo. A questo livello è arrivata oggi l'umanità, a forza del lavorio fatto da tutti i dottori della Chiesa di rendere rivolto a questo mondo il ragionamento fatto da Gesù è tutto finalizzato al mondo che verrà. L'attenzione posta a questo mondo, al successo in questo mondo, intanto fa perdere quella condizione di beatitudine fin quando questo successo non è venuto, ma poi va proprio contro a quello che diceva Gesù, perché Gesù rimandava a una giustizia e al soddisfacimento di tutte queste cose ora, in questa terra d'Egitto, nel mondo che verrà, non in questo. Per cui, amici miei, se voi fate tesoro di quello che è scritto in questo Matteo 5, voi avete il modo, se siete autenticamente attenti alla parola di Dio e non a quello che avete concepito voi e che l'ha capovolta, se voi siete attenti, fate un lavoro che vi porta finalmente a capire la verità di una beatitudine, quando tu arrivi ad amare il tuo nemico, quando arrivi a cercarlo il tuo nemico, perché lo ami e vuoi che cessi di essere nemico tuo, e fai proprio come ha detto Gesù: se c'è un fratello che ce l'ha con te, prima di offrire doni, vai a cercarlo. Ebbene, se questo fratello che ce l'ha con te ce l'ha fino al punto che ti vuole uccidere, tu hai l'obbligo di andare a cercarlo prima di offrire te stesso al Tempio, a condizione che il suo odio nei tuoi confronti sia tale e tanto che ti uccida. Ma questo atteggiamento nei confronti del nemico bisogna farlo, perché fino a quando tu rimarrai solo tra gli amici non sei cristiano. Fino a quando da cielino, per esempio, sei lì che curi l'acqua pulita che esiste in cielo, ma non la giochi nei confronti di chi non la pensa con te, e vai a cercarti il tuo nemico e ti fai uccidere dal tuo nemico, non puoi andare tranquillamente all'altare di Dio a offrirgli la tua offerta.
siate pecore tra i lupi, e spesso vi divoreranno. Queste sono le parole di Gesù. Prendete su di voi la vostra croce fino a essere crocifissi, veramente, da chi non vi ama. Ma voi amateli, fino al punto da tentare di far pace con loro, mettendovi interamente a loro disposizione. Perché un nemico non è trasformato in amico se andate di lì con una forza superiore a lui e gli impedite di farvi del male. Quegli capirà che voi eravate più forte e la volta dopo si farà trovare con una pistola e non solo con i pugni. E voi allora, per vincere, dovreste andarci con un bazooka e lui si armerà di un carro armato e voi andrete allora con qualcosa di ancora più potente. E si arriva alla bomba atomica in questo modo. L'avversario, se è vinto dalla forza, non è vinto. Solo la ragione dell'amore porta un nemico ad amarti anziché a odiarti. E il nemico da trasformare in amico, per prima cosa deve capire che tu non gli sei nemico, che tu vai disarmato nelle braccia e nelle fauci sue che ti ucciderebbe, e rischi che veramente ti uccida. E non vai nella Papa Mobile tra i tuoi fedeli, perché forse ci potrebbe essere tra tanti che ti amano uno che ti odia e cerca di ucciderti. E se ciò avvenisse, gioiscine, perché diventi un martire di Dio. E non è l'atteggiamento nemmeno di un papa che, pensando che la sua persona è così importante, è insostituibile, cerca di non farsi uccidere. Evita il confronto brutale con chi la pensa in modo diverso e lo può offendere. Si sta difendendo da me, dopo che io sono stato maltrattato fino a essere condannato a morte da due papati, non dal papa, ma dal corpo del papato, che ha sempre odiato la ragione, volendo poggiarsi sulla fede, e si trovò a dover a che fare con un papa che diceva la ragione deve aiutare la fede e io impegno la fede a farsi avvocato convinto e convincente di qualunque filosofo troverà il coraggio di osare con la ragione di trovare un nuovo percorso verso Gesù Cristo. E io ho avuto questo coraggio fino a rischiare due volte la morte mettendomi nei panni di una pecorella smarrita che chiedeva l'aiuto del buon pastore per consegnargli quello che il buon pastore voleva dalla pecorella. Io non ho potuto, perché ho trovato in mezzo tra me e il buon pastore tutti coloro che gli hanno impedito che i miei belati arrivassero a lui. Io sono stato ucciso due volte da un digiuno che si è interrotto solo per forza maggiore, ma che sarebbe arrivato fino alla fine, perché nel primo caso c'è stata una richiesta di 454 persone scritta in una petizione firmata da quattro sacerdoti al Papa, non a chi decidesse per lui. Carità umana con chi, avendo rischiato volentieri per ottenere quello che il Papa vuole, ora si vede messo in condizione di rischiare addirittura la sua vita. Che ci sia da parte del Papa la comprensione. Sì, forse siamo anche di fronte a un illuso, ma se lui sta rischiando la vita, ci sia la pietà umana nei suoi confronti. Santità, decida di riceverlo un giorno o l'altro. Nemmeno una risposta significa che questo che si pone come pecorella smarrita muoia pure.
il buon pastore deve curare le sue pecore e non abbandonarle custodite per andare a cercare la pecorella smarrita. Qui non si trattava neanche di andare a cercare la pecorella smarrita. Era la pecorella smarrita che belava perché gli aprissero le porte del Vaticano. Chiuse, sbarrate, niente. Questa pecorella smarrita non deve parlare con il Papa. E due volte è accaduto questo. Ora, in questo caso non si è trattato di tenere lontano un nemico, ma per i fideisti forse era così. Per Satana, che non vuole che la parola di Gesù Cristo sia sostenuta dalla ragione, forse è così. Forse un altro è proprio lì nel Vaticano a impedire che un bambino possa essere ricevuto dal vicario del Cristo. Sì, un bambino, quel bambino che è così illuso, che se un bimbo chiede e piange perché vuole il buon pastore non gli sia negato. Ah, lui ha l'illusione che il buon pastore possa avere tempo per lui. E chi lo violenta in questa pia illusione di questo bambino è un pedofilo dello spirito. Ma oggi il Papa perseguita i pedofili del corpo e si dimentica di chi è stato pedofilo nello spirito contro quel bambino che sono io, che ero io e che sono io tuttora, perché ancora io, in perfetta buona fede del mio perfetto spirito, ritengo che se io sento la necessità che il buon pastore mi riceva e sono ancora pronto a mettere a rischio la mia vita perché sia ricevuto, non c'è proprio nessuna possibilità per cui il buon pastore non mi riceva. Ma il buon pastore oggi è tenuto protetto, come se io fossi un nemico. Quando Gesù disse: andate pecore tra i lupi. Ecco allora il mio monito a tutta la Chiesa, completa, a partire dal suo capo fino alla sua coda. Meditate tutti se state veramente vivendo secondo il sale della terra che Gesù ha espresso in questo punto 5. Vi saluto.